Ma io volevo aggiungere qualche cosa in relazione agli interventi che ho tutti molto apprezzati e particolarmente anche l'ultimo intervento che ha aggiornato un pochino la riflessione storica anche al presente. Per dire che noi facciamo molto bene a ricordare, forse l'abbiamo fatto troppo poco, a ricordare in questo anno di anniversario le leggi razziali di 1938 e ragionarci sopra. Dico troppo poco perché forse la materia, benché ampiamente esplorata da tanti, ha ancora alcuni lati sui quali ci sono delle prese di posizione ogni tanto un po' azzardate, oppure dei tentativi comunque. Non dico di giustificazione, ma insomma di ammorbidire la cosa. Per esempio, una tesi mai morta, che le leggi razziali sono state una sorta di accidente nell'insieme del fascismo, quasi una casualità e non una cosa, come altri pensano, che intrinsecamente non poteva non esserci in quel regime fascista. È già un punto di riflessione importante. Un altro aspetto che pure merita la riflessione nella memoria è anche quello relativo al tipo delle leggi razziali e del modo come furono applicate. E non solo dal fascismo in carica, anche dalla Repubblica Sociale, anche negli ultimi momenti di vita. Perché anche qui ogni tanto si aggira una sorta di ideologia, di idea del fascismo mite in confronto alla rudezza, alla crudezza, alla scientificità dei tedeschi. Il fascismo non fu affatto mite ed è molto bene ricordare questo fatto, cioè che quel gruppo di leggi sono delle leggi ampie, ripetitive, cattive, che si occupano di tutti gli aspetti come a non lasciare nessuno spazio, ma poi rispondono a una logica di grande pesantezza e come tale è stata effettuata e anche questo merita una riflessione attenta, anche per capire bene, perché io sono di quelli che sono convinti che noi non abbiamo mai fatto bene i conti col fascismo e quindi penso che faremmo bene ogni volta che parliamo di qualche cosa che ha fatto il fascismo, ad approfondire il discorso perché non ne sappiamo ancora abbastanza, non abbiamo ancora diffuso che cosa sia stato il ventennio di ignominia e giustamente è stato ricordato non solo nei confronti degli ebrei, eccetera. La sentenza che ricordava il professore. Quella del 37, la vicenda del 37 della legge che riguardava il cosiddetto madamato, il divieto di avere rapporti coniugali nelle colonie tra gli italiani e persone del luogo. Beh, c'è una sentenza del Tribunale di Addis Abeba di quegli anni, proprio di quei mesi, che giudicando non so quale controversia ci potesse essere in materia, comunque la controversia ci fu, a fine davanti al Tribunale, coglie l'occasione per dire tutte le più colossali sciocchezze sulla necessità della superiorità della razza rispetto a tutto il resto e sulla necessità che questa razza non venga inquinata. La spiegazione che si dà della legge è il fatto che questa superiorità che è data per naturale non può essere inquinata dal contatto con cose diverse, eccetera. Questo già, giustamente, è stato ricordato già prima delle leggi razziali. E nelle colonie, notoriamente, l'Italia non si è mai comportata bene, anzi, ci sono numerose documentazioni ormai sul fatto che anche qui la tesi della bontà relativa degli italiani rispetto ad altri è una falsità colossale perché ci siamo comportati malissimo in moltissime occasioni con un vero e proprio razzismo. Allora, facciamo bene ad approfondire il discorso, facciamo bene a far conoscere che cosa è avvenuto alle leggi razziali e
E facciamo bene anche a inserirlo però in qualche cosa che ci colleghi comunque al presente. Nel senso che la memoria, io sono d'accordo, è valida se è attiva. Se dalla memoria, a forza di riflessione, ci ricaviamo qualche cosa anche per il presente e per il futuro. Benissimo. Le leggi razziali non possono farci pensare soltanto, dico soltanto, sembra assurdo, soltanto al fatto che si riferiscano a quella che poi fu la colossale persecuzione, lo sterminio, la Shoah, insomma. Le leggi razziali ci devono stimolare a porci la domanda se una cosa del genere sarebbe ancora possibile o sarebbe ancora nella mente di qualcuno del genere. Cioè, voglio dire, non solo del considerare gli ebrei i diversi, ma di considerare altri diversi, che è la qualità tipica di ogni tipo di razzismo. Perché, se vogliamo parlarci con franchezza, oggi ci sono le manifestazioni qua e là anche di antisemitismo e così via, negli stadi ogni tanto accadono delle voci di questo genere, sulla rete giustamente c'è di questo. Sono ancora episodi, diciamo, che non ci fanno pensare alla possibilità concreta che qualcuno pensi di fare oggi delle leggi razziali di quel tipo o simili a quelle. C'è invece un razzismo diffuso che ci deve preoccupare, perché il razzismo diffuso è una minaccia continua non solo sulla rete, ma anche in tutta la nostra vita. E a questo noi, secondo me, non reagiamo abbastanza, come se la cosa non ci riguardasse da vicino. Io ricordo quell'aureo libretto che ricorda paese nel quale si perseguitano quelli che hanno avuto il cane bianco e tutti gli altri dicono: ma io non l'ho mai avuto, stanno tranquilli, poi si passa al cane grigio e così via, poi una mattina bussano alla porta e la polizia sta arrivando un regime autoritario. Ricordo quello per dire che bisogna stare attenti a tutti i sintomi, così come si presentano, e di razzismo ce n'è in grande quantità, con una grande profusione, e dovremmo fare molta attenzione a non lasciarlo andare avanti. Mi colpisce il fatto che fatti positivi, per esempio, vengano ignorati. Io considero, per esempio, un fatto positivo che sia stato, in questi mesi, sia stato deciso di estrapolare alcune norme della legge Mancino, che stava lì da molto tempo, non nemmeno moltissimo applicata, di estrapolarla da lì e inserirla nel codice penale, quindi dandole un valore sotto un titolo, i delitti contro l'uguaglianza. A me è sembrato un fatto comunque, non so se abbia un'efficacia concreta immediata, ma un fatto simbolicamente positivo, e mi sorprende che non ne abbia parlato quasi nessuno, che l'argomento sia ignoto, così come mi sorprende il fatto che sia uscito il 25 ottobre, pochi giorni fa, un documento del Parlamento europeo che dice una quantità di cose sul pericolo e il problema della diffusione di varie forme di fascismo, di autoritarismo e di razzismo in Europa, e dice più volte: siamo preoccupati per questo e dobbiamo combatterlo nei vari modi. E non mi risulta che questo documento importante abbia avuto la pubblicità, moltissimi non lo conoscono affatto. Cioè, vuol dire che anche la stampa sottovaluta questi fenomeni, non li considera. Non è importante che il Parlamento europeo, che diciamo sempre che fa troppo poco, una volta che si occupa a fondo di un problema interessante, fa un documento importante come questo sul razzismo, Non ne parliamo. E sappiamo benissimo che in Italia il razzismo cova e trova le sue radici, si dice comunemente, con un'espressione non bella, nella pancia della gente, a cui è difficile parlare. E però non riusciamo a sollecitare una riflessione anche su questo, perché
si comincia ragionando con la pancia e poi si finisce nel razzismo diffuso, con le forme più grandi, con i provvedimenti che vengono presi e che la gente trova corretti. E io trovo che l'idea, per esempio, siccome non considero gli stranieri che fuggono da carestie, fame, eccetera, cercando lavoro qui o altrove, eccetera, non li trovo diversi da me, se mi trovassi in quelle condizioni. Trovo che sono cittadini del mondo come tutti noi. Bene, l'idea è che di fronte a questi la considerazione migliore che sia stata fatta sia quella di dire fermiamoli dove si può, per esempio in Libia, sapendo che questo vuol dire la detenzione in veri e propri campi di concentramento, con tutto quello che ne consegue. Dobbiamo essere consapevoli anche di questo, perché i diritti umani o ci sono o non ci sono, o li facciamo conoscere ai giovani e insegniamo a tutti a rispettarli, o altrimenti le conseguenze che si producono sono quelle che poi un giorno capita qualche cosa, qualcuno che esce dalla rete e va un po' più in là e ci troviamo smarriti alle 5 del mattino, ha bussato la polizia e noi non c'entravamo e rimaniamo colpiti. Vorrei quindi dire che bisogna fare un collegamento, per concludere, continuo tra il ricordo dell'infamia orribile che è stata la Shoah, impensabile da ogni punto di vista umano, ma anche la guerra che è stata fatta ai tutti i diversi nel periodo, perché tante persone sono finite in campo di concentramento anche senza avere quella qualifica, senza avere la stella gialla e così via, e però unissimo a questo anche un insegnamento per il presente, perché il razzismo è sempre in agguato, nelle varie forme possibili, si può sempre presentare, si sta presentando, è presente, organizziamoci per combatterlo.